Partite in diretta. Ci siamo anche per oggi lunedì 23 gennaio 2017 con un altro appuntamento di Monday Sport su Radio Città Sterno. Tonino è già pronto con un nostro amico Pasqualino Vettura, giornalista nonché addetto stampa per la Vigor Lamezia, e iniziamo subito a parlare di Vigor Lamezia. Sì, eccoci qua per questa nuova puntata. Stavo giusto armeggiando perché c'era un ritorno sul computer della diretta streaming. Diciamo per gli amici che ci vogliono seguire anche su Facebook, ci possono vedere su Facebook. E sì, abbiamo Pasqualino Vettura in rappresentanza della Vigor Lamezia, che purtroppo oggi i ragazzi, diciamo, con questo nuovo tempo sono tutti a casa e quindi è impossibile. No, c'era qualche giocatore che sta venendo ad allenarsi, qualcuno che doveva recuperare, no? Fare qualche giorno di allenamento in più, tipo Moscia, però ho dovuto tornare indietro perché proprio le condizioni sono proibitive. Le strade sono proibitive. Poi i Lamedini abbiamo fatto un po' una vedere cosa sono venuti tutti qui. Sì, in effetti i ragazzi abbiamo già sì. Detto, anche Moscia. Il presidente Modera è quello che vorremmo avere. È indisponibile, lo avevo chiamato lui oggi, però diceva non sta bene, indisponibile anche lui. Magari speriamo alla prossima se sì, riusciamo ad avere qui con noi, perché è un piacere comunque avere sempre sì. Il massimo dirigente della formazione lamedina. E allora veniamo subito a parlare di questo campionato, anche se poi ti faremo partecipare al giochino che sì. Facciamo quello di cosa è successo. Sì, ho seguito la puntata scorsa. Parliamo della Vigor Lamezia, ieri vittoria, anche se il Cutro ha cercato di metterci in bastone di vado loro, perché se aveva fatto una bella partita, però alla fine la Vigor è uscita con questo risultato comodo di Adeo, Busso e Leta, 3 punti incamerati e si continua la marcia. Sì, infatti ieri era una partita proprio molto delicata, nel senso che se la Vigor non fosse riuscita a vincere questa partita con Cittanovese e Isola Capo del Sud, che hanno vinto entrambe, sicuramente quantomeno la seconda posizione, per cui magari a questo punto credo che forse bisognerebbe fare una corsa più sulla seconda, perché ormai, cioè, obiettivamente, almeno dal mio punto di vista, è difficile che Isola Capo del Sud o la Cittanovese recuperare 10-9 punti, è un po' difficile. È molto complicato, perché vedi, quando non vincono loro non vince la Vigor, quando vince la Vigor vincono loro. Questo però, sta succedendo da un po' di settimane. Sì, però Pasquale, io sui social si discute più che altro se c'è la possibilità di fare i playoff, cioè via dei 10 punti. Però ricordando sempre, perché non mi sembra che ci sia stata la parola definitiva sui punti di andare all'Isola, che è attualmente a 10 punti. Se togliamo i 2 punti, eventualmente se li danno la partita va ad 8, sabato c'è lo scontro diretto, potremmo andare a 5. Sabato, però attenzione, perché l'Isola Capo del Sud ha fatto richiesta di giocare domenica, c'è ancora un po' di incertezza. L'ho saputo ieri sera, perché l'Isola ha chiesto, chiederà alla società, sicuramente se non l'ha già fatto, chiederà di poter giocare domenica, proprio perché dato che la città non è se gioca pure domenica, falsare ritiene l'Isola Capo del Sud. Allora, mezza credo che può stare bene giocare il sabato, sì. Domenica, anzi forse la domenica qualcuno al di poi dovrà in più persone, anche se questo poi non è, voglio dire, un motivo principale, quindi si potrebbe giocare domenica questa cosa.
quindi ancora abbiamo un punto interrogativo su questa partita che rivediamo. Diventa importantissima perché sì, non tanto per arrivare al primo secondo posto, ma tanto per fare il playoff. Anche questo diciamo che la vittoria di ieri non era una procedura importante. Perché ricordiamo, anche se arriviamo terzi, quarti, poi si devono fare i playoff, si riparte da 0-0, partite secche, a due del ritorno. Penso io, tutti sai meglio di me, ricordiamo anche quando la Fiore arrivò. Con molti punti di distacco da quello di Amato, con 14 punti di distacco da Vittoria, fece il playoff con Vittoria e gli pensi. Adesso questi regolamenti. Non ricordo pure l'aspetto che abbiamo fatto cioè, voglio dire, adesso questi regolamenti, se ci sono 10 punti, non si fanno più. Invece, prima, quando la Vigora ha avuto anche con la Paganese, mi pare che molti più punti di distacco quando c'era Costantina di Andrea. Quindi, adesso. Quindi, l'importante è arrivarci, poi dopo. È tutto da è chiaro che come dici tu con i playoff credo che c'è, forse c'è un po' più di possibilità di poter approvare eventualmente il Serie D perché la Coppa Italia è un cammino un po' più complicato, sono i tre di finale, sono i quarti di finale, poi c'è, anche se voglio dire sono squadre di eccellenza, non è detto che però è un po' ma anche là c'è il punto interrogativo per sapere se le squadre sono già state promosse o non sono state promosse. Se diciamo la fase diciamo, regionale, poi ce ne sarà un'altra fase, poi basta. Due turni. A parte la regionale, poi ci sono due turni nazionali, da cui rimangono le sette squadre che sono. Come ha fatto il Castrovita l'anno scorso. E ti vai a scontare comunque poi con la squadra siciliana, con la del Molise. Comunque, sono tutte cose da vedere. La cosa più importante è. Comunque che ieri c'è stata la vittoria, dopo due pareggi si è tornati alla vittoria, è tornato al gol segnato lungo. Cinque sono tutte ancora diciamo interesse di classifica, quindi hanno meno male tutte l'interesse di classifica. Come la rete che ha segnato lo Scalea, Gallo si isola in testa della classifica dei marcatori, e poi c'è Vicentin e Longo a 12 reti e Moscero che è rimasta 11, ma Moscero ha giocato molte partite in mezzo. Sì, no, le ultime reti di Moscero sono state le 4 reti che ha segnato a Poggiano il 4 dicembre. Casa quando finì 7-1, poi è a secco anche se ieri è entrato negli ultimi 20 minuti, domenica scorsa è stato assente per una contrattura, ecco ieri è stata anche una notizia positiva perché sono rientrati gli infortunati, Antonella ha giocato, Moscia è entrato per cui è a disposizione, è chiaro che questo è anche un fatto positivo in vista, mancherà Cucitti credo, perché è stato ammonito ed è in diffida, quindi Cucitti non ci sarà con gli soldi. Quindi si dovrà fare a meno di Cucitti nella prossima partita. Tra l'altro ieri in una partita giocata su un campo dove ormai non eravamo più abituati. No? Sì, sì, in effetti ormai questa è la categoria, si trovano questi campi. Veramente, purtroppo questi erano campi che la Vigolo magari ci giocava di giovedì fino a qualche tempo fa, no? Si faceva qualche amichevole, adesso invece c'è qualche campo che c'è, sono molti parecchi con l'erba sintetica, però è chiaro che si trovano questi campi a limite della pratica. Anche tra l'altro siamo in un mese di gennaio. Anche il Manterboso è di Polo, non è che sia migliore in questo periodo. Speriamo che nel prossimo anno di avere anche qua il sintetico perché sarebbe importante. Se vado a leggere le pagelle del tuo il corrispondente di Cutro. Vediamo uno 7,5 a Ferraro, poi tra l'altro sui social dicevano il migliore in campo Mercuri, questo per dire che abbiamo sofferto un po' questo Cutro. Sì, ma mi pare che Antonio Mercuri ha fatto qualche parata importante, leggendo appunto il pezzo del mio collega sul quotidiano del Sud, ha fatto qualche parata importante. Poi come tu sai Antonio, le pagelle sono anche un po' soggettive, insomma, no? Chi vede meglio un altro, chi vede meglio un altro. Magari io vedo un giocatore che per me ha giocato bene e poi gli altri secondo loro no. Io ricordo pure negli anni, a volte con Boccolini, quando c'era l'allenatore Boccolini con la Venezia,
io mettevo dei voti, lui non era d'accordo su quei voti, e quindi le pagelle sono state sempre così. No, le pagelle sono veramente è indicativo di come il collega ha visto la partita dal suo punto, certo, dal suo punto di vista. Eppure le dichiarazioni che poi ho visto di Andreone dicevano sì, abbiamo vinto, non abbiamo rubato nulla, però lui ha fatto una bella partita. No, ma infatti sono detto. Questo va pure bene, nel senso che abbiamo trovato una squadra che ci ha fatto ci ha impegnato, ci siamo preparati bene per questo. Anche perché tra le due sconfitte consecutive ha una possibile deficitaria. Quindi non è che è facile qualsiasi partita, no? Poi c'è sempre il solito discorso, ma questo lo sapevamo già, noi lo ripetiamo in ogni occasione, ma lo sapevamo già, ogni squadra che incontra la Riva Plamezia, o per il blasone o per qualche altro tipo di motivo, rende sempre di più. Per esempio noi la domenica scorsa abbiamo giocato con il Siderno ha fatto una partita maschia, mi pare che adesso pareggia in casa con la Reggio Mediterranea che se non è l'ultimo è penultimo, non lo so. Sì, sì, sì. Quindi questo. A Siderno il presidente non lo sapevo vedo perché voleva assolutamente vincere questa partita perché era importante per la salvezza, ma il Siderno è... quindi non è che possiamo ancora stabilire, attenzione, sono discorsi che si fanno già all'inizio campionato, adesso non sono discorsi che... però ecco, queste cose succederanno fino alla fine, per cui la Viola ha questa qualità più classifica, no? Cioè sul fatto di non essersi adeguata al 100% in questo campionato, perché come organico la Viola Mezza non credo che sia inferiore a Isola. Però se ci sono questi punti di differenza, un motivo ci sarà. E uno di questi motivi, a mio avviso, è quello che la Viola non ha capito che questo è un campionato che o lo ha capito, forse lo sta cominciando a capire, ma siamo un po' in ritardo. Allora, risolto l'arcano, perché c'è un ospite che deve arrivare più tardi. Ah, ecco. E quindi volevo spiegazione un attimo per raggiungere la nostra sede. Nel frattempo ci ha raggiunto... Ferdinando Gaetano che avevamo invitato sia per il solito giochino che facciamo ogni fine anno su quelle che sono state le cose migliori sportivamente parlando dei messaggi, sia per parlare dei campionati minori che lui segue molto di più soprattutto rispetto a me, perché io terza, seconda, prima categoria li seguo poco, diciamo. Invece Ferdinando lo segue già per la sua testata, non ci sono problemi. E quindi parliamo prima pure un attimo di regolamento, Ferdinando. Allora, tu questa situazione, questi 10 punti di distacco, come vedi? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Sono entrato proprio mentre Pasqualino stava un po' esaminando la situazione. A mio avviso un po' questo distacco si spiega anche dal fatto che mentre l'isola, il Prince, ha un organico più completo, soprattutto in attacco, la Viva non ce l'ha, cioè sono delle partite che stanno mancando le alternative, perché poi la partenza di Converzi che non è stata purtroppo colmata, vuoi i problemi fisici che purtroppo ha accusato finora in diverse partite emotional, quindi diciamo, ha avuto un inizio stentato per problemi fisici, poi stava finalmente entrando in condizione, è riuscita a risolvere qualche partita, poi c'è stata la famosa goleare con il Foggiano, quindi ha fatto una caterva di gol, però si è bloccato perché poi ha avuto di nuovo problemi, insomma, a livello fisico, tant'è che in alcune gare, tipo a Corsiverno, appunto 15-8 giorni fa, eravamo in attacco con il solo Lusso, attaccante di peso ed esperienza. Sì, questo cioè, non si può far ricadere l'intera responsabilità di un reparto d'attacco su giovani anche promettenti come Luca Ferraro, appunto, e Ferro, ma
sono sempre dei giochi, quindi venendo a mancare Moscio in diverse partite, compensi che è andato via, non sappiamo poi, insomma non è stata colmata la partenza, ciò si spiega anche le difficoltà a livello realizzativo che sta avendo la Vigo, perché a livello difensivo la Vigo era subito pochissimi. Sì, infatti la seconda migliore di stasera. Su questo siamo d'accordo, però non è una cosa essenziale che siamo partiti un po' in ritardo, nel senso che la prima partita l'abbiamo pareggiata e poi persa. E se chi è partito a sprombattuto, tipo l'isola cittanovese, non rallentano, cioè ormai. Oppure quando l'avevamo già preso, e quindi voglio dire, sì, hanno rallentato, ma hanno rallentato la giornata andata. Abbiamo fatto nelle prime due partite, c'è stato il pareggio con e poi la vittoria. Quindi 4 punti eravamo all'andata e 4 punti abbiamo al ritorno. Adesso com'è? Due pareggi. Abbiamo anche generato, però poi dopo si è ripreso dopo la Vigo, ho fatto una serie di 8-9, 10, forse non mi ricordo bene. Le prime 4 giornate abbiamo fatto due sconfitte. E quella è stata, secondo me, è stata, diciamo, come dire, e poi anche a mio avviso la Vigo ha avuto una grande occasione a Cittanova, quando ha fatto lo scontro diretto con la Cittanovese. E lì era il miglior momento della partita. Se avesse vinto quella partita, avrebbe scavalcato la città, si sentiva a 3 punti dell'isola, ma pure che gli dava i 2 punti era 5 punti dell'isola, con l'isola in casa almeno non perde. Quello è stato il momento dopo, perché poi ha recuperato dopo, no? Lì, allora sì, allora lì dava, anche perché poi dava pure un forte segnale del campionato, cioè andando a vincere la città nuova, ma anche se non avesse vinto quella partita, anche un pareggio sarebbe stato, diciamo, ben comunque un risultato positivo. Certo che molte volte abbiamo avuto la fortuna di poter recuperare, però la Vigo non è appena approfittato. In totale ha fatto 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Il cammino, generalmente, se andiamo a vedere tutti gli anni che c'è stato il trovato di eccellenza, io ho fatto qualche controllo più o meno, adesso l'isola invece sta avendo una storia. Pure questo, l'isola quasi da record, stanno correndo, dire, rispetto agli altri campionati. Sicuramente la media si è alzata per quanto riguarda, certo, anche se nelle ultime contagliere, nelle precedenti due giornate c'era stata l'opportunità di accorciare, aveva pareggiato, c'era stato lo scontro diretto, quindi vincendo contro Scalessi, sicuramente il campionato, per la promozione sarebbe stata a questo punto è fondamentale vincere la partita, che non sappiamo ancora se si gioca sabato o domenica, fondamentale vincere quella partita per sperare ancora. Per il momento comunque tutti i fronti sono aperti, perché è aperta ancora la prima posizione, playoff, Coppa Italia, ancora non sappiamo l'avversario, perché si giocherà il 1 febbraio, Milazzo si giocherà il 1 febbraio, e poi a distanza di 10 giorni dovrebbe cominciare la fase nazionale, verso metà febbraio, appena sapremo l'avversario ci vorremmo subito giocare contro, quindi non ci sarà nemmeno tanto tempo per andarlo a visionare, no? Perché in genere se si sapeva già, magari si poteva andare a visionare qualche partita. Adesso che faranno la finale, ammazzata, il 1 febbraio. Torneremo probabilmente a giocare con Milazzo. Con Milazzo, probabilmente. Sarebbe la novità Proina, magari. Proina. Milazzo con Morcato. Terzo in classifica, ma l'eccellenza siciliana è forte, è stata sempre forte, di grosso livello. Non so adesso chi è al primo posto di eccellenza in Sicilia, però comunque io ricordo l'eccellenza siciliana, se non sbaglio sono due gironi poi in Sicilia. Sì, perché ci sono molte più squadre rispetto alla Calabria, Sicilia sicuramente rispetto alla Calabria ha 9 province, ha molti milioni di abitanti in più rispetto alla Calabria, quindi ha diritto a più promozioni rispetto a noi, perché mi sembra che ne servono due e l'altra va a fare gli spareggi per quanto riguarda la Sicilia. Visto che abbiamo Ferdinando, abbiamo detto, saltiamo dall'eccellenza alla promozione, andiamo a vedere un attimo i risultati: Amantea, Abruzzo 2-1, Aprigliano Sabino 0, Marina di Catanzaro, prima vittoria, vince il Belvedere per 2-1, Cotronei Maida 3-1, Filova su Bonicelle 3-0, Olimpichi Api, Giovedini e Roseto 3-1, Promosport Cariati 2-2, Silana Garibaldina rinviata, Promosport che pareggia proprio a tempo scaduto 2-2 con
Andricciola. Promo Sport che aveva l'opportunità magari di avvicinarsi, visto che Atletico Maira è stato pure sconfitto, quindi aveva l'opportunità di portarsi a un punto dal Maira e dalla Silvana che si è fermata, invece è rimasta un po' bloccata. Anche se la Silvana deve recuperare due partite di ieri, quindi il quinto posto diciamo è sulla carta, sì, a vantaggio di Maira e Silvana, però è ovvio che la Silvana avendo due partite da recuperare è nettamente favorita. Tra l'altro si rischia anche, cioè questo campionato assomiglia un po' per certi versi quello di promozione a quello di Eccellenza, no? Perché ci sono due squadre anche in questo caso che stanno facendo il vuoto, che sono Patronei e la Mantea, e quindi se si continua di questo passo la Mantea ha forte possibilità insomma di chiudere con più di 9 punti da quinta, quindi in quel caso quantomeno una semifinale playoff non si discuterebbe, quindi è ovvio che sia Maite sia Promosport dovranno superarsi in questo girone di ritorno se chi sta davanti le due battistrade continueranno con questo ritmo. Promosport che comunque a centro classifica, sì, è difficile effettivamente che riesca a fare il playoff, però è una stagione assolutamente tranquilla, diciamo diversa da quella dell'anno scorso che invece era stata di estrema sofferenza, da te che poi era con la retrocessione sì, ai play-out. La prossima partita del Monosport va a giocare sul campo dell'ultimo in classifica, che sembra una partita facile, però la trova giusto perché ha vinto finalmente la prima partita, non si aspetta pure. Quindi in casa magari vorrà subito cercare di bissare, no? Quindi... No, infatti non è assolutamente un incontro facile. Specie poi nel giorno di ritorno, quelle motivazioni in alcune partite, specialmente giocare in casa di squadre che magari scendono in campo veramente con il sangue agli occhi, diventano sicuramente più difficile. Ha detto che il dal Promo Sport e Maira agganciare diciamo il playoff, comunque per il Maira neopromossa, voglio dire, posizione tranquilla, sembra che sta andando forse... Ma non sempre nel classifico, il Patronei. La Mantea è seconda di un punto. Perché giovedì è giocato, ha fatto più nelle chiedo con la Liga. Sì, non è quest'altro. Sì, tra l'altro il controllo di Patronei che ha allenato a Filippo Trapasso. Una vecchia conoscenza. È Trapasso, gioca bene. È quello che stavo dicendo. Allenatori che, anche se c'è più di un anno, ma le sue squadre giocavano bene. Cioè, non abbiamo fatto perché non avevamo la rossa per vincere il campionato, però la squadra ha giocato. Nonostante tutto c'erano sempre delle critiche. Sì. Che lui era sempre... Dice che non aveva carattere. Perché tutti lo criticavano. Sì, perché era un tipo un po' taciturno. Non aveva carattere, però la sua squadra giocava con due mezze punte all'epoca. Erano Gerace, Giampà e poi l'attacco a punta. Ci siamo presi due delle belle soddisfazioni. Sì, quelle partite vinte contro la Mi ricordo qualche partita in cui veramente insomma la vita del soprassi. Era una ottima Serie D, invece la Serie D che abbiamo visto l'anno scorso una Serie D di quei tempi, o ancora quando anche il senatore c'era la buona. Invece adesso, fino a 10 punti, il playoff non si gioca, cioè, anche questa è stata una bella. Scusate, ma stanno arrivando altri ospiti. E allora, Ferdinando, andiamo in prima categoria dove c'è la squadra di Fronti e Terino. Vediamo se non sbagliamo i risultati come la settimana scorsa. Allora,
Borgia Badovato 4-3, Chiaravalle Santa Loggio 0-1, Spalentino Tepaone 2-1, Miveto Fronti 2-0, San Gregorio Terina 4-0, Soverato Servese 2-2, Sporting di Catanzaro Lido, Romiolese 1-2, Taverna Bivongi 4-1. Giornata negativa per entrambe. Questo Fronti che era partito bene, però ora ha perso parecchio terreno dalle vette strade. Sì, c'è stato un periodo in cui addirittura prima il passivo, poi ha avuto insomma una striscia, soprattutto ultimamente, mi sembra, se non erro, la terza è scoperta nelle ultime quattro giornate, non vorrei sbagliare, quindi ha segnato il passo. Peccato perché vincendo a Mileto, per vista la sconfitta del Monte Paolo, un po' a sorpresa, avrebbe accorciato, si sarebbe portato. Poi oggi ho sentito parlare di un genitore della squadra del Fronte, è giocato a Mileto, giusto? Sì, dice che hanno trovato un ambientaccio, insomma. Vabbè, queste categorie, mi sembra che è così sempre. Ma tutta la genere di ritorno. Quindi, è ovvio che comunque ha l'opportunità di disputare i playoff, ovviamente non ce lo auguriamo. Quanti già lo scorso anno lo spareggio? Lo scorso con mai, no? Sì, ci fu lo scorso, diciamo, un po' vicino, sì, considerato che comunque nell'Atletico poi la giocano. A forse ci sono due squadre. C'è, sì, c'è l'Escalibur, sì, c'è una frazione da Venezia, abbiamo tre squadre. Stiamo parlando di una frazione, poi ci sono le altre di Venezia che giocano. C'è proprio c'è stata una piccola, la polisportiva, quelle che giocano in terza categoria. Ha giocato al Depot, quelle che giocano in terza categoria. La polisportiva, vabbè, ma prossimo anno con il sintetico ci sono più problemi per giocare queste partite. Anche il Fonti che sta giocando a San Biagio, sì, sì, a San Biagio. Questa poi è stata la perla degli ultimi giorni del nostro sindaco. Fosse amico, presidente della rete, no, non è il caso di aprire la colpa su, insomma, in che senso? Allora quei 600.000 euro che sono stati spesi, li dobbiamo buttare. Io sarei... Che significa? Se ci va la gente, non tu apri, adesso mi sbagliava perché non c'è niente. No, perché, no, ma ho capito, ma è costata 600.000 euro. Che si spiegano 600.000 euro? Vabbè, però la stiamo usando perché tanta copertura alcuni mesi piove, sì, però non è, cioè, certo, oppure quelli i banchinari, quelli che sono in ormai c'è, non è che bisogna buttare la squadra, mentre qua sempre la curva a Cosenza, il sindaco ha annunciato che fra 3 anni ci sarà lo stadio nuovo, e qua si parla di una curva ancora, voglio dire, come si dice, vabbè, non voglio dire la parola in dialetto perché voglio dire 4 gradone, no? Cioè, nel senso, anche negli anni in cui eravamo in Degabò, mi ricordo che le partite costava soldi la cattedra, perché c'era contro il Cannazzaro, potevano venire i tifosi, invece no, perché quella sono stati spesi dei fondi, certo, per se deve aprire, poi lascia stare se la squadra di eccellenza, questo che c'entra, insomma. A prescindere della volta. Anzi, rimanere in eterno in quello stato della curva, perché voglio dire, non serve, non lo spreco di denaro pubblico, c'è anche l'ascensore per arrivare su, ma chissà adesso l'ascensore come sarà, l'ascensore sarà bloccato, altri 600.000 e meno male che mi pare che non sono stati ancora atti vandalici, le strutture restano chiuse, c'è il rischio degli atti vandalici, l'incuria che l'incuria la fa degradare. Sono due incompiute vicino, non si mi ricordo c'è la casa del Monte dei Carabinieri, ma quelle 4 o 3 come direbbe la squadra, per poi non parlavamo di fronte all'altro. Per poi non parlare che tu ci sei stato un sacco di volte del Carlei, c'è una trasmissione, ci vorrebbe una trasmissione, più di una, no, perché adesso c'è il palazzetto nuovo vicino, sarebbe da riprendere, no? Certo, se si utilizza il palazzetto nuovo vicino, ecco lì magari abbiamo fatto un progetto. Ecco, andrebbe fatto un progetto con gli spazi che ci sono, sì, che sono
come la Mercedes, perché là ci sono forte raffiche di vento. Io sì, sono stato quando si è stato un brutto tempo, ma alla fine è stata lì, un periodo andavamo lì. Non c'era spazio almeno da riparare, bisogna rimodularlo, ma è chiaro che... Ma scusa, anche perché adesso c'è il palazzetto, quindi... Il nuovo progetto potrebbe essere magari... Bisognerebbe integrare. Tutto chiuso. Sì, secondo me sono fatto qualcosa. Intanto dovrebbe avere il muro in quel modo, assolutamente non va bene, bisognerebbe rifare... La prima cosa, il primo passo, secondo me, è quello che la provincia dovrebbe dare al comune della Venezia. Ma lo deve dare per legge, secondo me, perché la prima cosa. È stata fatta la legge che deve passare tutto comunque, perché tutte le strutture sportive passeranno ai comuni. La provincia dovrebbe passare al comune, se quel comune deve fare un progetto per integrarlo meglio con il palazzetto dello sport, sì, sperando che le squadre però vengano nei loro campionati, sì, perché poi attenzione, aspetta, guarda, perché c'è anche un aspetto, Tonino, scusami, poi la gestione del palazzetto, sì, perché il palazzetto deve costruire quella sì, grande, sì, vabbè. È tutto fatto pieno di luci, quindi è costosissimo, sì, poi ci vuole la gestione, il comune deve cominciare a pensare a chi fa il gestione. È quello che ti stavo dicendo, il rotondo che oggi annunciavano a Cosenza è uno stadio dove ci saranno ristoranti, negozi, c'è l'indotto commerciale. C'è l'indotto commerciale, allora si può gestire se c'è l'indotto commerciale. Se pensiamo solo invece allo stadio, solo al palazzetto, i costi di gestione saranno enormi. Se anche il palazzetto viene integrato in un'area in cui c'è anche centro commerciale, negozio, bar, un'area concerti, infatti io lo stadio, l'ho sempre detto, capitano di gestione con Geropegna, per fare dei concerti, perché mi sembra anche come è la struttura. È al centro della Calabria. È a Ferro di Cavallo, sì, quindi... al centro della Calabria, vicino all'aeroporto, vicino alla strada. Per fare dei concerti sarebbe stato ideale. Quindi se si crea qualcosa del genere, che si polivalente, che si può utilizzare anche per altre manifestazioni, ora siamo d'accordo, anche il palazzetto bisognerà usarlo anche per grosse manifestazioni che possono essere musicali, politiche, di congressi, e cose varie. Sì, allora si possono gestire. Perché mi pare che arriverà a 5.000 posti a sede. Sì, 5.000 con le tribune delle scope, che arriverà da 3 passa a 5.000 posti. In genere la mezza vediamo la prima mezz'ora, no? Sì. Poi stare ancora un po', stanno arrivando gli amici del palazzo. Nel frattempo, cominciamo a fare quel giorno. Allora, 2016, Pasqualino Lettura, cosa ti ha, quale squadra maschile? Ma di qualsiasi sport. Sì, chiaro. Ti ha impressionato, pensi che è stata, diciamo, la squadra che ha dato più soddisfazioni a... Almeno che nel calcio a 5 la Reale Milanese ha conquistato la serie, non l'ha conquistata l'anno scorso, se non è l'anno scorso dopo che è arrivata, dopo aver conquistato la serie A, A2, non so se A2, e poi è arrivata, cioè nel primo anno di Serie A2, mi sembra che la Royal Team sicuramente è stata la realtà che più, diciamo, mi ha sorpreso, diciamo, mi ha dato gusto e città, giocando con compagni importanti, perché comunque è si tratta di calcio femminile, quindi vuol dire, è anche una novità da questo punto di vista, no? Perché la Vesa aveva avuto le squadre femminili, però di calcio a 11, invece a questa è a 5, la Real Team credo che sia stato, diciamo, poi chiaro abbiamo avuto anche altri buoni successi, la pallavolo in Serie B, maschile. Il settore maschile, quindi. E quindi anche questo la pallavolo, però la pallavolo in Serie B, vuol dire la pallavolo, come tu sai, sente meglio di me, noi siamo stati due. Invece non è che è stata una grande novità, sono notizie che stiamo volendo, però invece il Royal Team è stata la novità, questo a livello di singolo, invece di singoli come atlete, abbiamo avuto Alessandra Martina Di Cento, che va a medaglie europee, mondiale, nella nazionale, nel fare di carattere, quindi è bronzo. Cioè un bronzo, quindi sicuramente lei è stata la bella mettina con cui si sono distinte, credo Martina Di Cento, no? Si è stata poi
non mi vengono in mente in questo momento altre grandi successi. Sicuramente ci sono state, ma credo che Martina Di Cello sia stata quella che ha dato grosse soddisfazioni a livello internazionale. Altre cose che abbiamo domandato, qualche dirigente sportivo e qualche manifestazione che ritiene che abbia dato gusto di avere la città. Dirigente sportivo? Per il suo impegno che ci ha messo durante tutta questa stagione. È chiaro, se ho parlato dell'Orientino di Valencia, è chiaro che il dirigente Nicola Mazzocca ha fatto sicuramente un grande lavoro, poi ci mette tantissima passione Nicola, no? Cioè, le pensa tutte, però voglio dire, come dirigente, ma fece anche al massimo dirigente, presidenti. Vabbè, certo, su Nicola penso che sia stato veramente uno che ha dato tanto, sta dando tanto, ci ha messo tanto impegno. Sicuramente ce ne possono essere tante, però è chiaro che avendo dato io il risultato importante per la Reality non posso non fare un applauso ai loro dirigenti, a Nicola Mazzocca in particolare. Poi dicevi della manifestazioni sportive, ci sono state delle buone manifestazioni sportive a livello, mi parli di atletica, se non sbaglio. Sono state delle buone manifestazioni sportive di atletica leggera che abbiamo citato negli ultimi tempi. C'è la società Libertas La Mezza che comunque ottiene buoni risultati, cioè, hanno partecipato alla grossa manifestazione che si tiene ogni anno a Venezia, se non sbaglio. Quindi sicuramente anche lì c'è un'ottima realtà La Mezza, la Libertas La Mezza di atletica leggera. Quindi adesso un atleta in particolare non mi viene in mente. Insomma, se ricordo quelle che abbiamo già segnalato settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo segnalato come scuola maschile del basket di Venezia, sì, come manifestazione il triangolare Vigor, Sabiase, proprio uno squadrangolare, l'Unione, questo per unire città, sì, da questo punto di vista. Segnato una bella manifestazione che ha cercato di unire un po' le città, anime della città. Quindi questo fatto qui è a proposito di questa. Alla Venezia non vengono, sì, ci sono queste manifestazioni, sono grandi impegni, però anche da questo punto di vista dobbiamo crescere, cioè perché grandissime manifestazioni non vengono a volte fatte per le strutture. Se tu pensi, per esempio, che al Palagatti c'è stata quella tromba d'aria che ha volato in meta, ancora l'amministrazione comunale ha fatto soltanto un bando di gara per mettere anche una questione di struttura. Cioè, a volte le cose manifestazioni non vengono fatte perché c'è lo stesso. Ma ci sono, e le, ci sono. Ma le strutture, e le strutture comunque ci sono, le strutture ci sono, è il fatto che però mi pare che non nessuno ci ha la agibilità. Nessuna struttura sportiva, sì, ci sono tante strutture, infatti, ma nessuno funziona. Si aspetta questo palazzetto un po' che... Nel frattempo, mentre ci aveva aggiunto il nuovo Bertucci... Ecco, mi viene in mente adesso che questo ragazzo che è stato convocato, sta per essere convocato della basketball, la mese che è stato convocato. Nella nazionale, under 18. Ma siamo nel 2017. No, c'è una realtà di tutte quelle che stanno lavorando bene, come la basketball La Mezza, che oltre che pare che prendi il classico, no? Facciamo i debiti scongiuri. Come si usa in questi casi, sono in realtà importanti, io ne ho aggiunto alcuni, tra cui anche la base che c'è questi giovani interessati, oltre al campionato. Adesso sentiamo invece Ferdinando che... Allora, è un po' stavo come manifestazione che mi era venuto in mente, anche se non è stata soltanto a Medina, diciamo, ma c'è stato tra maggio e giugno il torneo delle regioni, che è stato anche La Mezza, si sono giocate diverse partite al Vipponico, a Renda, a Riga e anche a Pianopoli. Tra l'altro ho avuto modo anche di seguire, è stato un bel evento perché si è vista tanta gente, insomma, dal Trentino. Siamo seguito qualche partita in cui c'era la delegazione del calcio femminile del Trentino che parlava in tedesco, a volte anche in tutti. C'era una mescolanza, diciamo, di veramente di dialetti, di lingue. Quindi è stata una, tra l'altro erano, mi sembra, 30 anni che non si teneva in Calabria. Quindi è stata sicuramente
ma nel senso del calcio. A me ha fatto piacere in modo particolare. Il torneo delle regioni. Sì, perché c'è il mio nipote che è in Sardegna e era quella rappresentativa. Beh, è venuto a giocare al Pippone. Per una cosa bella. È stato il massimo. Sì, si vive un po' quell'emozione dei. Adesso mi viene in mente, non so, no, è stata la scorsa estate alla piscina comunale, venne organizzato un quadrangolare con una squadra che gioca. Sì, ci stanno parlando in Serie A. Tra l'altro abbiamo una lamentina che gioca in Serie A. Zaffino, mi sembra che sia. Manifestazione, belle manifestazioni, comunque ce ne sono state tantissime. Io adesso approfitto che c'è Bruno, perché la settimana scorsa abbiamo segnalato anche come dirigente per il lavoro che ha fatto il medico Lachimea. Una bella manifestazione che fanno sempre la conferenza con il basket. Sono stati pure andati adesso. Sono stati pure latino. Sì, poi una bella manifestazione che fanno con loro nel mese di dicembre, è stata pure una bellissima manifestazione, no? Quindi da questo punto di vista la manifestazione ne abbiamo avute. Ma poi quella ha anche un significato sociale importante. Andiamo avanti con me. Sì, vabbè, come dirigente un po' l'hai detto un po' tu anch'io, ero dell'opinione di Domenico Lachimea, insomma, per l'attività che coinvolge tanti ragazzi che purtroppo sono stati più sfortunati un po' di noi altri, ma proprio per questo questa attività ha una forte valenza sociale. Come atleta maschile, visto che si era visto nella scorsa puntata, l'avevi anche citato, anche per variare, mi preme ricordare il giovane Danilo Fiumara, che insomma nel campo del Pigliato si è fatto molto notare, mi sono messo in campo regionale e anche tra i top, insomma, di sì, dentro il campionato italiano di Serie B. Sì, sì. E poi ha partecipato insomma alla fase nazionale, anche abbastanza bene. Come atleta femminile potrei citare, visto che Pasqualino ha scelto Martina Ligerio, per restare in ambito a Roda Mascaro, che mi sembra solo 14 anni e sta ottenendo veramente questi successi, mi sembra che è campionessa mondiale di club, adesso non vorrei sbagliare. Sì, come lo stesso Matteo Mercuri, che tra l'altro poi stiamo parlando di FICCHE, perché... Sì, perché c'è questa di attrito. Scusate, no, perché è giusto chiarire, perché la FIC, Federazione Italiana Karate, non è riconosciuta dal CONI. Cioè, questi atleti non vanno a fare anche arrivando a questi livelli, per fare un po' paragone è come se non CSI, perché invece la FL, KL, l'hanno la sigla a livello difficile, e quella è la federazione che fa capo al CONI, dove la gruppa sia il judo, sia il karate, sia la volta con questa fine con la FIC, il risultato è ottenuto con la FIC, quindi non è la federazione riconosciuta dal CONI, quindi non sì, è una cosa strana. Sì, perché ci sono due federazioni, quindi quella non è riconosciuta, quella che raggruppa un po' tutte le arti marziali in genere, quindi bisogna fare il capo a quella. E, tra l'altro per tanti anni ho avuto come presidente nazionale Pellicone, che era di Reggio Calabria, ora è un po' di anni che sono altro presidente, ma cioè, Pellicone, che mi ricordo è stato molte volte in Pallamese quando si facevano le manifestazioni anni fa organizzate dall'amico Servidone con Zofaia. Vabbè, a completare come squadra femminile più qualche difficoltà, sinceramente. Alla fine direi anche la Royal Team, anche se rimane un po' la mano in bocca per il finale della scorsa stagione, visto che mi sembra nella semifinale, no? Contro la squadra di Roma, si era vinta fuori casa, ritornò in casa, c'è stata purtroppo una del Parco che è costata cara. Come maschile, non perché c'è qui, ma c'è un pensato, c'è Bertucci, sicuramente la basket un po' è quella che per il lavoro che sta facendo sia a livello di settore giovanile, sia anche di risultati con la prima squadra, in campo maschile, ma sicuramente la palma, insomma, di squadra
rivelazione, se così possiamo dire, per il 2016, c'è stato continuando anche per l'inizio di 2017. Allora, ora abbiamo trasformato la trasmissione in un forum, adesso abbiamo messo in mezzo a Bruno Bertucci, e allora arrivano i complimenti per il lavoro che state facendo. Tu sei entrato lo scorso anno in questa società. Adesso andiamo a vedere quello che è successo in questa domenica. Praticamente abbiamo i risultati con Viola che batte la Nuova Gioia 88-71, poi Visto Reggio Calabria, Botteghere 72-49, Catanzaro, Lugo, Siderno 80-76, Bimbum Rende batte Gallico 93-65 e poi Basket Flamese che vince a Villa San Giovanni 83-58. Quindi bella vittoria della formazione della Medina che si isola in testa della classifica per via di questa sconfitta del Gallico che prende nel giro di 4 giorni praticamente, subisce quasi 100, prima 100 dalla Flamese e poi 93 dal Bimbum Rende, quindi dal primo posto passa al terzo posto e Basket Flamese che torna da sola al abbiamo rimesso le cose a posto. Poi Sortenzio direbbe no, ma ancora il numero. No, allora se dovessi dire ora qua tutta la forma per arrivare a fine stagione alla promozione è roba da delirio, perché vincere il girone calabrese, cioè vincere questo girone, fare i playoff, fare uno spareggio, fare un altro giro, cioè una cosa che la promozione, se uno ottiene la promozione veramente c'è da fare un miracolo. Scontrarsi con realtà molto più sostanzialmente economicamente importanti come la Puglia, le Marche, la Sicilia stessa per noi è improbo. Però l'obiettivo non era certo la promozione, quindi siamo contenti così, insomma. La partita di San Giovanni leggo nei resoconti che ad un certo punto, cioè il primo quarto quasi diciamo equilibrato di studio, poi nel secondo è uscito fuori del Gennaro, l'asse dice qua Longoria. Sì, diciamo che la partita è stata affrontata col piglio giusto, nel senso che dopo il recupero di mercoledì con la probante vittoria col Val Gallico c'era il rischio magari di sottovalutarle, poi sono partite un po' complicate. Invece, tranne diciamo i primi minuti dove è fisiologico che c'è stato un po' di equilibrio, il secondo quarto già siamo andati sopra di 20 punti. Poi abbiamo gestito alla fine anche dando spazio ai ragazzi della panchina per tutto l'ultimo quarto, insomma. La cosa bella non era questa partita che è stata quasi un sorpasso, ma la vittoria di mercoledì sera con quei 100 punti alla fine c'è pure 160, ricordiamo, 40 punti di scatto. Era una partita che noi sentivamo parecchio, perché Val Gallico era primo, no? Il Val Gallico era primo, aveva diciamo usufruito di un nostro strano passo falso, strano per colpa nostra, che si chiama, a Reggio, una partita buttata al vento. E noi quindi lo sentivamo parecchio, anche perché, devo essere sincero, avevano parlato un po' tanto, in maniera anche presuntuosa. Quindi la squadra ci teneva, insomma, a dimostrare sul campo qual era la squadra più forte, anche perché già all'andata non avevano perso noi in casa, quindi avevano un po' di atteggiamento un po' spavaldo, essendo una squadra diciamo che hanno rilasciato parecchie interviste che danno un po' di fastidio per il tipo di approccio che hanno, no? Cioè, anche perché su Reggio si parla molto di basket, perché parla molto. Siamo in pochi a parlare di basket, da si parla, però si parla perché no, perché c'è un altro seguito di media, c'è sicuramente un altro seguito, però bisogna cercare sempre di essere equilibrati, non è che ne abbiamo vinto di 40, di noi siamo un'armata invincibile. Abbiamo vinto perché abbiamo stato di essere più forti, questo sta un po' di della vostra determinazione. No, certo, giocare nell'ultimo tiro con quella rabbia è derivato da questo, perché poi i giocatori ovviamente queste cose se le ricordano, però bisogna cercare sempre di essere un po'. Ma si notava perché c'era un po' di tensione in campo, c'è stato qualche piccolo battibecco. C'è stato perché non se l'aspettavano, sinceramente, pensavano di venire a sigillare il loro campionato della mesa invece. La cosa che comunque ci ha sorpreso vedere questo risultato, cioè sul Val Gallico che prende un'altra scoppola. Loro hanno sfruttato diciamo un calendario un po' strano, nel senso che loro, considerando che il girone è ridotto, sono solo 10 squadre,
tanto sono di Reggio, se tu consideri Lamezia, la città di Lamezia è stata la loro prima trasferta fuori provincia, cioè questo per far capire, insomma, finora loro avevano viaggiato molto sulla facilità del calendario, sul fatto che avevano tutte le partite in casa, invece alla prova dei fatti, due partite di seguito hanno dimostrato che comunque tra Lamezia e il Valgallo c'è una certa distanza in questo momento. Non vorrei ricordare male, ma nessuno di noi abbiamo giocato con la seconda, la terza, la quarta, la quinta, ci restano le ultime quattro da giocare. No, le ultime due, però sì, ovviamente vanno vinte tutte e due per arrivare al primo posto, però quella nella seconda fase, che ci sarà una, diciamo, fase a orologio, con le prime cinque che fanno la promozione, se ci porta dietro i punti conquistati negli scontri diretti, fanno le prime cinque, quindi noi siamo già consci che partiremo con 12 punti, nessun'altra squadra. Ma per orologio si gioca con una sola partita? Una sola partita? Se non ricordo male, perché io facevo una federazione, si gioca in casa con le squadre più forti, per il caso con le squadre più deboli. In casa partita, con le due squadre che seguono. Se noi riusciamo ad arrivare primi, giocare in casa con le seconde e terza. Significa che tu ti metti a mezzogiorno, cioè a destra e a sinistra le squadre. Ci sarebbe il campetto maschile, anche se ci sarebbe il basket, quindi si sposta alle cioè, siamo presi proprio, quindi se uno è sposta a domenica forse stiamo un po' più attualmente ancora sabato, ma io la possibilità che si può giocare, ma io lo dico per me perché non parlo, perché ne voglio seguire, perché c'è chi si sente solo il basket e non mi interessa, allora si gioca sabato, vabbè, c'è questa cosa che potrebbe succedere. Spero di sapere. Ciao a tutti, grazie a Pasolino Vettura per la prossima volta con la metto stampa spazio presidente. Sì. Con molto piacere. No, vabbè, ma come diciamo già a me, perché giustamente il gestore sportivo è nulla. Poi quando come fatto il gioco per origine fragato, perché è nulla. Per la prossima settimana. Ok, grazie. Qui siamo tutti in work in progress. No, ma a me mi è sempre piaciuto non avere scalette, cose rigide. Poi eravamo in ottica a calcio al 5. Tranquillo, andiamo avanti. Non abbiamo proprio lavorato del calcio al 5 maschile da mezza socia, quindi abbiamo una sorte. Basket, dopo facciamo intervenire anche stavamo dicendo quindi di questa fase dell'orologio, che quando si parla di fase dell'orologio nessuno riesce a capire come viene formulato il calendario, però è un modo, tra l'altro non si fa solo qua ma anche nel campionato scozzese di calcio, siccome quelle là sono poche, si corrono tre volte le squadre, quindi fanno andare ritorno e poi la terza dell'orologio. Sempre, è un modo per prolungare la stagione laddove ci sono. Perché ci sarebbe un problema fondamentale, che chiudere la stagione al 5 di febbraio, come finisce la stagione regolare, significa poi dover aspettare aprile per giocare poi metà marzo, cioè finisci anche i playoff diciamo entro i primi di marzo, poi ad aprile devi fare lo spareggio, che fa? Stai un mese ad aspettare, quindi diciamo
anche quando c'è una questione tecnica fondamentalmente. E poi, se poi del resto formulata così, perché la fase andrologica non la fanno tutte le squadre, come si fa in Europa, la fanno solo le prime 5. No, no, intanto la fanno. Fanno promozione e pure retrocessione. Sì, due pull, però sì, sì. La pull promozione ha uno scontro molto equilibrato, quindi dovrebbe aumentare lo spettacolo, perché fare poi la fase aerologica con le ultime della classifica, no, che non c'è dal punto di vista dello spettacolo, si perde. Invece, incontrandosi solo le prime o solo le ultime, perché anche le ultime che sono parità, diciamo, come forze, c'è equilibrio, quindi aumenta anche là lo spettacolo. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, saremo tutti propensi a vedere questo mini torneo nel torneo. Cosa dobbiamo aggiungere più? Che la prossima partita si gioca in casa, abbiamo detto sabato, domenica c'è la pallavolo di Serie B, quindi si anticipa sabato alle 7:30, perché alle 5 gioca il calcio, e c'è una partita che la carta dovrebbe essere fatta la scuola. Però quando parliamo di scuola viola parliamo di ragazzi che tecnicamente ben preparati. È una squadra molto giovane, quindi ha pagato lo scotolo, diciamo, ragazzi di 16, 17, massimo 18 anni. Quindi ha iniziato molto, con molte difficoltà, ora si sta, diciamo, riprendendo, è una vittoria abbastanza importante. Cioè, i valori sono chiaramente a nostro favore, però ogni partita va affrontata col piglio giusto, anche per che è allenata da un prezzo allenatore, quindi c'è anche, diciamo, questo motivo in più. Un motivo in più, la squadra di ragazzi che sarà qui sabato sera a scontrarsi con la sua ex squadra. Cosa aggiungere di più per il basket? Io volevo aggiungere qualcosa, ma non so se sei informato, io non lo sono perché non ho avuto tempo di andare a vedere, c'è anche la squadra di promozione che sta giocando. Sì, fanno un girone di promozione. Diciamo che l'obiettivo lì è... Qualcuno l'hanno vinta, non so cosa hanno fatto questa settimana. No, non lo so neanche io, sinceramente. Lo fanno, è un obiettivo per divertimento. Beh, diciamo, sì, c'è perché ci sono tutti ex giocatori che si divertono. No, sono campionati un po' più fastidiosi, perché si parte per divertirsi e poi... Poi non ci vengono altri niente. Anche perché ho visto anche che da altre parti ci sono giocatori... Non vorrei dire, però rognosi. No, c'è di tutto. Dal ragazzino, le prime armi alla... 3 anni fa l'ho fatto pure io, con scarsi risultati. Però mi sono divertito anche io, cioè la squadra ha vinto tutte le partite, però io ero l'ultimo bottone della squadra, però c'ero là per divertirmi insieme a giocatori, non sfugge il nome, un lapsus in questo momento che è fortissimo e che gioca da solo. Non il nome in questo momento. Sì. Fabio Caruso, che praticamente a sti livelli giocava solo. Sì. Ogni partita c'era 40 punti lui e poi vincevamo 50-49. Però sarebbe uno che ancora potrebbe giocare. Ma Fabio, se non avesse problemi di lavoro. Problema di lavoro, ma potrebbe ancora giocare a buoni livelli. Giusto per dire, attività femminile? No, la messa non siamo riusciti a far partire nulla. C'è solo forse, non lo so, la gioia, qualcosa c'è. Però quest'anno non ha assistito al campionato, quindi non diciamo solamente a livello mini basket. No, giusto perché pare che luce possono giocare insieme ai maschi fino a una certa età, quindi diciamo il campionato under 13 ancora possono giocare, poi se non c'è qualcuno di buona volontà che fa la società femminile, diciamo, si perde questo patrimonio. Va bene, allora appuntamento ricordiamo con il basket sabato 17:30 19:30 contro la scuola basket viola per continuare a mantenere la testa della classifica. C'è qualche curiosità da domandare per il basket, così licenziamo Bruno anche pure. Va bene, stavo parlando anche del momento il fatto che ci siano poche squadre, che si allungano un po' la stagione, no? Manca un po' che c'è bisogno, non è molto, a parte Reggio, insomma, così in Calabria. Ma è tutta la Calabria che è molto, cioè, è stata a contrazione negli anni, perché noi facciamo questo campionato, che è il massimo campionato regionale, su deroga della federazione, perché 10 squadre non sarebbe, diciamo, per regolamento ammesso. Deroga, ma non so
solo la Calabria, tante realtà non riescono ad arrivare al numero che dovrebbe essere quello di 18 squadre. Questo perché oggettivamente c'è difficoltà a fare sport, non solo in Calabria ma in tutti i paesi. A maggior ragione sport femminile, che la pallacanestro femminile è ancora più complicato farlo perché c'è meno passione rispetto a quello che circola sul basket maschile. E anche un po' in tutti gli sport, anche nel calcio le categorie inferiori che vanno sempre a diminuire, se categoria, insomma, se poco, come dicevo Bruno, è difficile fare. Sì. Ci vuole passione. Ma ci potrebbe essere anche un'altra chiave di lettura, perché ci sono degli sport emergenti che stanno rubando vecchi sport tradizionali, voglio dire. Stanno uscendo fuori sport, ora non mi ricordo nemmeno il nome, ma andiamo dal, come si chiama? Si gioca con il volano, bravo, badminton, ci sono però la fiducia a livello basket finanziario, cioè a volte abbiamo numeri quasi uguali tra maschi, cioè ce ne sono tantissime che fanno sport. Arrivati a 14-15 anni, nel mio gioco c'è una grande passione, oppure lo sport, diciamo, di squadra lo abbandona. È stata anche, diciamo, colpa anche di chi ha fatto il basket femminile, che sei. No, ma però c'è un po' più lavoro che ne perde tantissimo, anche la base di pallavolo c'ha una base molto ampia, però poi arrivata a una certa età che spariscono proprio, perché poi ci sono magari altri interessi, altri dono, ma ripeto, secondo me c'è pure anche questa altra chiave di lettura, perché sto vedendo che anche quel carattere stanno uscendo fuori sport cosiddetti minori che stanno cercando il loro spazio e chiaramente poi vanno a prendere da altre parti, quindi è una cosa magari anche un po' fisiologica. Ma ci potenza sempre quello più sembra una cosa normale. È chiaro che qua poi il lavoro delle federazioni, no? La federazione deve riuscire a lavorare bene. Non c'è questo argomento, la federazione è la pallacanestro. A livello centrale secondo me lavora molto male. I risultati si vedono a livello internazionale. Si vedono, facciamo le Olimpiadi da tanti anni. A parte le Olimpiadi, ma vedete quando? A parte io non sono tifoso di Milano, perché io tradizionalmente sono tifoso di Valencia, no? Perché io ero tifoso dell'Inis, e c'era la Cimenta, c'era questo tanto, ma vedere Milano perdere 9 partite consecutive in Europa, cioè 9 partite consecutive. Ma là c'è un problema di fondo, perché le regole sono regole sbagliate, inducono anche i ragazzi a smettere di giocare, basate solo sul profilo economico e non sul profilo sportivo. Mi dispiace da dire, ma sono regole assurde. Una cosa allucinante, cioè se un ragazzo di 20 anni si rende conto che è un talento del basket, potrebbe giocare in nazionale in Italia. Questo è un fatto incredibile, perché non ha fatto settore giovanile, quindi in virtù se è una cosa normale. Ma cioè, sono regole di puro protezionismo per evitare che venissero, diciamo, gli stranieri naturalizzati, quando secondo me proteggendo le frontiere non ottieni nulla. Comunque qua c'è parecchio da parlare, sicuramente poi ci sono degli interessi che magari noi non sappiamo di società ad altri livelli, no? Perché poi quelli che decidono queste regole sono sempre le società a certi livelli, perché sì, ci sono le elezioni, tutto quello che vogliono, si decidono. Le società, però quelle che comandano poi sono sempre quelle quattro grosse società che riescono a coinvolgere e portarsi dietro tutto. Dalla mia esperienza che ti dico, sì, andiamo a votare tutti, ma la piccola società da dietro a quello che dice la grossa società di Milano, di Torino, di Roma, perché magari si vive, dice, io piccola società, vive una società grossa, ne sanno più di me, faccio quello che dicono loro, quindi poi alla fine quelli che decidono in effetti sono quelle poche società, perché poi economicamente sono forti e quindi tu anche per avere una collaborazione cioè ti affidi a queste grosse società che poi sono quelle, cioè il voto secondo me alla fine è relativo per le grandi
decisione, perché anche chi è eletto poi deve approcciare le grosse società per l'attività di un certo livello. No, ma poi vedi, io credo che nella vita ci vuole anche essere propositivi. Non sono venuto da te 7 mesi fa, parlando di Massimo Serrano, il nostro presidente, è diventato consigliere regionale. Io lo sono stato. Quando sto parlando, mi è stato chiesto, vuoi rifarlo? Io ho detto no, io l'ho già fatto. Cioè, non ha senso che dopo tanti anni torno a fare una cosa che ho già fatto. È meglio che lo faccio un altro che abbia dei fresi. Il presidente della federazione Petrucci è stato presidente del CONI. Prima di presidente del CONI era presidente della federazione. Cioè, nella vita, credo che magari qualcuno che abbia le idee un po' più fresche, magari è meglio invece delle solite finestre. Quindi tanto una squalifica di 3 mesi, 6 mesi, no? Perché dico, in altre federazioni c'è gente che c'è da 35 anni seduto su quella poltrona, c'è gente che ora c'è da 18 anni e ancora si candida. Cioè, allora, a livello proprio istituzionale, una delle prime leggi da fare in Italia, forse lo dica lui, anche politicamente, è quella che tipo all'americana, cioè più di 2 mandati, presidente nazionale della federazione. Non ci può stare 30 anni a fare il presidente della federazione, cioè voglio dire, puoi rimanere nell'ambito, però non ci può stare 30 anni sempre la stessa cosa. Si basa una cosa, lo sport, sì, cioè, in fin dei conti, a parte gli interessi economici che spinge, che muove, deve essere comunque passione, uno che lo fa da 30 anni, no, non è la stessa passione. Ma allora lo fa per mestiere, voglio dire, no? Cioè, quindi, questa è una cosa assolutamente da evitare. Purtroppo, se non è il CONI ad imporre questa legge delle federazioni, le federazioni fanno sempre quello che vogliono. Cioè, qua siamo come a legge Bosman, che ci doveva essere la liberalizzazione, ogni federazione, no, con complicità del CONI, ha avuto la possibilità di trovare l'escamotage. Quindi non più, no, non è che sono capita, a 20 anni poi ritorno, altri 5 anni hanno trovato sempre il modo per comunque mantenere la Serie C, qua che bisogna pagare 1.500 euro di tesseramento per far giocare un giocatore, cioè, cose assurde, no? Perché hanno trovato il modo di svincolarlo, sì, si svincolava, però poi si deve tesserare, pagare, cioè, ci vorrebbe uno svecchiamento da questo punto di vista enorme, ma enorme, perché cioè, in Italia lo sport, che poi voglio fare andare un'altra cosa, e lo faccio notare ogni volta che lo scrivo, perché lo scrivo, ogni volta che ci vediamo, no? Quando sono le Olimpiadi, andate a vedere, sono tutti atleti, no? Delle forze armate. Vedete qui le fiamme gialle, scusate, ma se queste fanno parte delle forze armate, le altre federazioni che fanno? Cioè, se tu vai a vedere le medaglie che vinciamo a livello di singolo alle Olimpiadi, tutte gente appartenente alle forze armate, no? Quindi bastano solo le forze armate, le altre federazioni non servono. Questo che vuol dire? Che probabilmente nelle forze armate si lavora, si cerca effettivamente di dare una mano agli atleti, si cerca di mettere un stipendio, e invece dove c'è il professionismo, che risultati abbiamo? Zero. Allora in piedi il calcio professionista? Zero. Il basket professionista? Zero. La pallavolo non è professionistica, perché in Italia di professionismo c'è solo la di basket e di calcio, gli altri sono considerati tutti dilettanti. Cioè, voglio dire, Andrea fatto un discorso. Hai citato, c'è l'esempio di Blatter, quella FIFA, dove succede lo scandalo proprio affinché non lo potessero cacciare. Uno che ha fatto il presidente del CONI, no? Torna a fare il presidente della federazione, cioè torna indietro, cioè sei arrivato al massimo, spocco, è finito, pensione, cioè basta, no, torna indietro perché ti sono interrotto. Vabbè, sì. Ciao, Stato. Sono due parole, insomma. Ciao, Stato. Allora, è stato voi il segretario della FGC, Sì, no, ma non so, se ne fate tutto, se ne passate tutto. Ma perché? Forse ci dimentichiamo
che c'è quell'altro ex presidente, che non in questo momento un lapsus, che in Italia non è più presidente di nulla, però è meglio organizzatore. Pescante. Che era un politico anche. Carraro. Non c'è nessuno. Sì, però è negli organismi europei. Noi no, non lo sappiamo, non ce ne accorgiamo perché non lo vediamo a livello italiano di federazione, però è ancora, mi ricordo nell'UEFA, che è ancora massimo dirigente, cioè scusami, ma questi sempre là ci hanno dato un posto. Purtroppo ecco, questo si dovrebbe cambiare. Allora, ti ringrazio Donino. Ci vediamo sabato sera alle 19:30, così io posso fare prima pallavolo, dopo poco c'è pure un cazzaccino. Vediamo gli stati. Magari sabato devo qualche news di mercato. Qualche news, siamo contenti. Ok, allora grazie a Bruno Bertucci per il suo intervento qui in trasmissione, e ricordiamo per gli appassionati di basket sabato l'appuntamento con questa partita alle 19:30. Ora abbiamo l'ospite che abbiamo già annunciato, è il comando del Deo Valle, il comando del capitano Deo Valle, il capitano Donato. Deo Valle invece è qui con noi per parlare di questo la media social. Allora vediamo prima di tutto se è chiaro a prendere la scheda con i risultati di questa settimana, perché tanto non ha proprio le domande, no? No, può rimanere ancora qualcosa. Allora andiamo a vedere i risultati di questa settimana. Maestrelli fa il Siderno 4-1, fa il Social Giovanino 4-2, Soverato Rossano 5-3, poi Polistena Mega Five Reggio Calabria 6-0, Proton e Nodria Città di Provenzano 5-1, Cetraro vince a Rogliano 4-1, mentre la Mesa Social vince ad Amantea per 5-4. In classifica comanda la Five Social di Provenzano con 34 punti, poi Cetraro 31, Enopia di Provenzano 29, Polistena 25 insieme alla Mesa Social. A 23 troviamo il Proton, Loglianese a 23, Rossano 22, Bovanino 21, Soverato 17, Five 15, Siderno 13, Maestrelli 12, Amantea 7 punti. Allora, questa vittoria del Lamezia con i marcatori apre Donato, raddoppia Deodato, poi Amantea che addirittura segna prima con Mammola, poi con De Luca e poi di nuovo con Mammola, poi ci pensa Donato a segnare il capitano dovette più per lui, poi Pellegrino, poi di nuovo Donato e alla fine Marullo per il 5-4 definitivo. Quindi allora tu non sei micro parto, no? Allora, raccontaci come è andata. Noi abbiamo letto la sequenza delle reti. Tra l'altro si giocava con una Mantea che fa almeno di coda della classifica. Ma la Mantea è la squadra con cui si è venuta andata per 1-0, la prima vittoria storica in C1 della formazione della Socia. Quindi diciamo partita storica all'andata, bella vittoria ora al ritorno. Sì, è stata una partita sofferta, perché comunque la Mantea appunto serviva nei due punti. E niente, siamo partiti bene, infatti ci siamo portati in vantaggio quasi subito col capitano, siamo riusciti a raddoppiare con me, e poi niente, c'è stato un breakout di 4-5 minuti in cui ci hanno riguardato il risultato. E poi la partita si è mantenuta più o meno sul filo del rasoio, insomma, da una parte e dall'altra, e niente, all'ultimo secondo poi siamo riusciti con una punizione, uno schema da punizione, a portare questi tre punti che sì, più che altro ci distanziano ancora di più da quella che è la zona. Sì, in effetti non avevo detto il minuto, ma il
del gol del 54 al 59, quindi quando la partita praticamente era aveva quasi chiamato il recupero. Iniziamo, non ricordo male, ma la monteggio è già aperto rispetto alle altre parti del sito. È uno dei pochi campi che sì, sono due o tre campi in tutto il campo. Questo vi ha creato anche qualche problema. Sì, il Mantua sicuramente ha creato qualche problema perché comunque, come dicevi tu, ci alleniamo e giochiamo in palazzetti, quindi il cambio di superficie non ci ha trovato sicuramente. Ecco, questa vittoria che tra l'altro vi ha rilanciato ancora in classifica perché c'è stato quel periodo di calo dove dal secondo posto eravamo scesi giù, ora siamo ritornati a questo quarto posto in confronto con il Polistena a 20-25 punti, cioè un'ottima posizione di classifica. Sì, soprattutto visto e considerato che insomma non ci davano quasi per spacciati, visto che è il primo anno che facciamo questo campionato regionale, una soddisfazione. E tra l'altro tu hai segnato, proprio la mente avevi segnato due gol. Sì, la settimana prima, quindi è un periodo fortunato. E tra l'altro ora in testa ricordiamo ci sono Fire, Socio e Catanzaro, poi c'è Trano che sta risalendo la classifica perché è considerata forse la squadra più forte, più apprezzata, partita un po' male però sta bene. E c'è stato anche un cambio perché c'è stata in testa le note per diverse settimane, alla fine poi mi sembra preso lo scontro diretto con Catanzaro, adesso si trova a 5 punti addirittura dalla Fire Social in terza posizione e con 4 punti di vantaggio per il, sulla mezza Social e sul Polistena. E sabato, ecco perché sabato c'era, la partitissima perché arriva la Fire Social. Arriva la Capolista. Arriva la Capolista, quindi sarà un'altra partita. E ricordiamo che già c'era stata l'altro che avanzava, le note che venivano qua a giocare da Capolista e siamo riusciti a fermarlo sul 1-1. Adesso ci sarà quest'altra partita. Vediamo di fermare anche loro, come è successo per Valenza all'andata, dove al termine di una partita dura e tante cose siamo riusciti a fare. 5-5, sì. Fini 5-5, quindi c'è, ci sarà quest'altra partitissima da giocare. Ricordiamo. Niente di particolare perché la squadra deve giocare per salvarsi, però a questo punto del campionato si può fare anche un pensierino. Quello che arriva, arriva. Un pensierino ai playoff, si può dire, visto che dice sempre l'importante è la poi, però un pensierino si può cominciare a fare perché voglio dire, c'è la possibilità di fare belle cose. Tra l'altro, nel prossimo turno, dietro in classifica, dietro la formazione della Medina, abbiamo Proto e Voglianese, Proto 23, staccati di 2 punti, che se non vogliono andare al prossimo turno si scontreranno tra di loro. Infatti andiamo a vedere, questo prossimo turno ci sarà Cerano, Amantea 1-1 all'andata, poi Provalino, Maestrelli 5-3 all'andata, e inoltre a Catanzaro, Siderno 4-2 all'andata, poi Mega 5, Soverato 3-0 per il Soverato all'andata, poi Crotone, Polistena all'andata, vinse Polistena 6-5 e poi Traforo, Roglianese 5-0 per la Roglianese, tra l'altro Roglianese che era partita benissimo di campionato, poi è calata, e poi questo la mezza Socia, che fa il Socia di Catanzaro 3-3, il 2-5, però è pareggio 3-3, quindi una partita che assolutamente si deve giocare con massima tranquillità perché non c'è l'affanno dei punti assassini, quindi potete giocare più tranquilli. Tra l'altro mi sembra questo periodo siete anche abbastanza organizzati con queste vittorie. No? Sì, sì, sicuramente stiamo attraversando un buon periodo, quindi andremo ad affrontare questa partita con la massima tranquillità e spensieratezza. Tra l'altro ho visto l'ultima partita ai gol segnati, l'esplosione del pubblico, c'è un grandissimo entusiasmo, non solo della squadra, ma anche a parte i compagni che hanno dato il pubblico, voglio dire, ma anche il pubblico ha risposto in modo eccezionale. La città sta rispondendo piano piano con la presenza e allora, e ricordiamo questo appuntamento che si gioca alle ore 17, perché c'è stato anche un problema rispetto allo scorso anno. Abbiamo dalle 15 alle 17, magari qualcuno si è trovato un po' spaesato, nel senso che magari
non ha più la disponibilità alle 5, sia Vetria comunque ora si sta normalizzando tutto, quindi il pubblico sta per tenere prima partite, qualcuno ha fatto difficoltà a far venire, ora invece il pubblico sta rispondendo alla grande. E quindi appuntamento per sabato ore 17, dello sport per questa partita contro la Cavolista, assolutamente una partita da non mancare, e noi chiaramente facciamo le lui a Devato per continuare in questa striscia. Ci proviamo come facciamo con Giulio, però continuiamo a mettere la palla dentro anche nelle prossime partite. Ti volevo domandare, prima di lasciarti diciamo libero, hai dato uno sguardo ai risultati di questa settimana, sì. C'è qualche risultato che non ti aspettavi, per esempio il Croton è sicuramente 5-1? Sicuramente questo è stato l'exploit diciamo più inaspettato della giornata, perché sì, il Croton è un'ottima squadra che è partita male, ma piano piano si è ripresa, infatti se non sbaglio ha 2 punti da noi, però insomma l'Otria è stata, come hai detto tu, fino a poco tempo fa la capolista, e questo stacco, diciamo, questo 4-1 non ce l'aspettavamo, insomma. Poi anche questo centrale, una po' di forza, la Rodianese che è a 2 punti dal Socio, che non lo ricordo. Ma il centrale, secondo me, il centrale è una squadra che dovrebbe vincere, non in passa in campionato. Ha avuto i problemi iniziali perché comunque ha fatto acquisti, soprattutto di stranieri, perché sono un paio di brasiliani, quindi la squadra doveva amalgamarsi. Ora che il gruppo inizia a sentirsi coeso, non penso che avranno problemi ad arrivare in fondo. Tra l'altro, cognato per i tifosi, non ricordo male, abbiamo giocato a Cedrano, per venire qua. No? Sì, sì. Quindi avremo delle belle partite, oltre alla tua capolista, poi ospiteremo anche il Cedrano, quindi ci sarà bellissima partita da seguire per i tifosi che vogliono seguire, avremo delle belle partite da seguire al palazzetto dello sport. Domenica prossima, a parte la mezza sociale Fabrica d'Alzano, che ti aspetti delle altre partite? Per esempio c'è interessante, potrebbe essere questo Croton Polistera dietro. Questo dovrebbe essere un bello nome. Sembra scontato questo centrale a Mantea, sulla carta. Guarda, la Mantea non molla niente, però il centrale è secondo me troppo più forte per le colline. E poi ci sarebbe pure questo scontro tra Enotria e Siderno. E bisognerà vedere come arriva la partita, perché ti ripeto, sulla carta è uno scontro che non ha storia, però ultimamente Renotria non sta facendo i risultati, insomma. E questo come te lo spieghi? È difficile da spiegare, perché comunque è una squadra che è costruita... Sono sorti dopo che ha perso il derby. Un po' come è successo a voi, quando avete fermato le note sugli 1-1, c'è stato dopodiché c'è stessa cosa, magari anche loro magari hanno subito il contrattacco. Può darsi. Potrebbe essere una lettura, perché sicuramente c'ha un ottimo campo. Sì, poi è una squadra che comunque i giocatori si conoscono da sempre, perché sono sempre gli stessi, quindi hanno un portiere che è di un'altra categoria, che potenda, ha sempre fatto la Serie A. Ci sono questi periodi all'interno del campionato. Allora, perfetto. Una domanda, visto questo suo passaggio, visto che lui è passato dal calcio a 11 al calcio a 5, non ci sono da vivo nel Santiago. Sì, sì. Quindi questo passaggio, poi ci sono un periodo in cui avevi smesso. Sì, è stato un periodo che comunque ho voluto provare all'università, ho voluto un attimino staccare da quello che erano gli impegni calcistici a livello, diciamo, proprio quasi professionistico, perché alla fine ti alleni 4 volte la partita, era un po' pesante. Poi, tramite amicizia, ho provato l'esperienza del calcio a 5, mi sono innamorato di questo sport e siamo qua. Ci sono delle differenze. Sì, sì, ci sono delle differenze sostanziali. C'è sempre un pallone. C'è sempre il pallone, anche se uno è una cosa controllata, però
Sì, no, ma questo è l'errore che fanno in parecchi, sono sposti sì, sì, completamente diversi. Questa cosa non si parla del PC social, fanno due cose completamente diverse. Tanto che c'erano forti atleti sì, di PC social che erano giocatori di basket, che l'estate giocavano a PC social. Cioè, non c'entra sì, non è detto. Proprio sabato a Remo Azzurro, che fa parte della nazionale di italiani di PC social. Nell'attaccante di punta, diciamo, di tutto il campionato, perché infatti è capocannoniere, non so quanti gol ha fatto. Un giocatore sicuramente è un certo livello, sono giocatori che fanno bene nel calcio a 11, messi nel pitch social, nel senso che me ne sono occupato un po', che non, si vede sono un po' come un pesce d'acqua, altri invece che non rendono bene il calcio a 11, ma riescono a sentire. Tra l'altro, comunque, in questo periodo, questo ritorno è iniziato da due partite, adesso ho avuto il ritorno di Morelli, no? Sì, è rientrato, era importante, una bellissima partita, a Mantella non l'ho visto, però ha fatto no, anche in casa, perché anche qua ha fatto un'ottima partita come aveva fatto in casa la settimana prima. Quindi questo è un elemento molto importante, anche perché ne avete perso un altro nel frattempo, che ha avuto Iozzo che ha avuto infortunio, quindi c'è stato diciamo un cambio, meno male che è tornato Morelli e quindi c'è stata sta affetto. Morelli l'anno scorso ha fatto anche un grandissimo campionato, quindi è un elemento importante. E nel frattempo si è sciolto, perché era un po' che sono un po'. Quindi, l'emozione è passata, quindi ti avremo magari in futuro poi tornare a vedere che non sia un problema. Allora, ricordiamo l'appuntamento sabato 17, questa partita contro la Five Soccer Catanzaro, una partita sicuramente da seguire, e diamo il nostro in bocca al lupo sia alla Soccer sia a Diodato, facendo complimenti alla Soccer perché di essere ci manca con la tuta, il loro riconoscimento, con la divisa, ci facciamo i complimenti perché è giusto. Noi abbiamo già passato abbondantemente un'ora e mezza di registrazione, abbiamo quasi 20 minuti di registrazione di intervento. Ce l'abbiamo regolare. Allora, ok, licenziamo Deodati, appuntamento di bocca al lupo per la partita di sabato pomeriggio, così noi andiamo avanti con gli altri sport, andiamo a vedere i risultati delle altre parti. Restiamo mentre ci lasciamo e noi andiamo avanti con il calcio a 5 femminile, vediamo se andiamo a trovare i risultati di questa settimana. C'è stata questa importante vittoria della formazione della Medina nel derby contro lo Sturzo Cosenza, quindi la Royal si aggiudica il derby dopo una partita un po' così, perché il primo tempo è finito con una sola rete di scarto, poi nella ripresa la formazione della Medina ha dilagato vincendo per 7-1, poi San Cataldo ha battuto con ricovero per 5-3. No, magari possiamo fare spostare anche qua a Ferdinando nel frattempo, poi Santos Molfetta 8-2, Fasano Noci 3-0, Martina Monopoli vittoria la C5 1-0, hanno riposato Bisceglie e vittoria. In classifica Santos in testa con 36, Roi ottimo 31, Fasano 26, Bisceglie 24, Martina 22, gli ultimi Noci 20, Calcetto di Genova, vittoria Calcetto di Genova, vittoria Sporti di 18, Morpetta San Cataldo 10, Cosenza e Curicoro 3 punti. Classifica sempre da prendere con la memoria, perché ogni settimana ci sono due riposi, quindi ci sono Bicelli, Martina, Vittoria Sporti e Morpetta che hanno quindi una partita in meno. Con la sera Martina che già nel secondo tempo poi ha dilagato con la doppietta di Mezzatesta, doppietta di Gherardi, ha segnato anche Mirafiore, Malato, una bella vittoria della formazione americana, non c'è stata storia, voglio dire, perché quando si mette a giocare la formazione americana rispetto al Cusco Cosenza la differenza c'è, è abbastanza notevole, tant'è che in
qualsiasi che Cosenza è ancora fermo a continua solo vittoria. Il Roma che hanno pari ha dato un gol alla scossa, solo perché mi sembra che è riuscito a pareggiare, no? Se non è... Cosenza, c'è stato un po' di nervosismo per qualche ammunizione che forse non ci stava, però alla fine nel secondo tempo si è messo poi a giocare la formazione alla mattina, ha messo subito dentro il gol e non c'è stato problema. Un derby che è tornato già in Serie A, perché è stato un po' la classica nelle ultime stagioni. Sì, perché in Serie C proprio l'ultima partita è stato lo spareggio. Sì. La Serie A si era giocata tra Cosenza e si era giocata anche la finale di Coppa Calabria, quindi ora sia l'andata che al ritorno, ha avuto 6-1 all'andata della promozione a Metina, 7-1 al ritorno. Nel prossimo turno avremo poi con Fasano, Cosenza Martina, Molfetta San Catalo, Biscegne Santos, Lutti Menonci, Rodattini della Mezza, incontreranno Vittoria Calcio a 5 e Vittoria Sport, quindi le due squadre di Vittorio. Promozione alla Mattina che sta andando bene, secondo posto in classifica, che ricordiamo la migliore seconda dei tre gironi, sale direttamente, quindi evita anche i playoff, però bisogna mantenere questo punto, bisogna continuare a vincere. Non senza bisogna distrarsi perché ogni tanto capita qualche giornata no che poi... I punti di Vittoria possono essere pesanti, quindi è una vittoria dove si potrà andare accogliere i tre punti, anche perché in trasferta poi ci sarà anche la trasferta con il Santos, con il Fasano, insomma con le squadre sulla carta almeno più difficili della Vittoria. A Vittoria i tre punti dovevano arrivare. Dal calcetto, magari poi le prossime puntate ce ne occuperemo di più, oggi abbiamo parlato di più di maschile, di basket e di altre cose. Andiamo a vedere allora i risultati di pallavolo, perché abbiamo sia della femminile che della maschile. Allora, andiamo a vedere prima la maschile, andiamo a vedere i risultati. Cosenza Cerignola 0-3, parziali nettissimi per Cerignola, addirittura 14, 20 e 16. Poi Bari Potenza 3-0, Ostuni Leverano 2-3, questo è uno scontro, voglio dire, di alta classifica perché sono terza e quarta delle squadre. Poi Fabiano Loro Tondo 3-0, senza storia, Loro Tondo ultimo in classifica. Raffaele Lurian Gioia 1-3, 25-27, 25-27, 26-24, 16-25. Poi Andria con della Mezza, giocata sabato perché Raffaele ha giocato domenica, 3-1, 27-25, 23-25, 25-22, 25-21. Anche qua partite comunque parziali alti, quindi partita combattuta, così come lo è stata la partita tra Raffaele e Gioia. Per la Raffaele è stata una occasione mancata, perché Gioia finora non ha perso nessuna partita. Se vedete 25-27, 25-27, 26-24. Cioè, ha avuto la possibilità. Non sembrava quasi testa a coda, diciamo. Probabilmente Gioia ha un po' sottovalutato. Un po' sottovalutato, la Raffaele ci ha creduto, perché per segnalare il terzo set, dove sembrava la partita finita, il pubblico già era pronto ad andare a casa, perché nel terzo set eravamo 24-21 per Gioia, cioè partita finita, già un po' addosso, pronto ad andare via, invece finita 26-24. Si è rimesso tutto in discussione su queste due domande. Poi è vero che il quarto set non è riuscito ad avere continuità alla formazione della Medina per portare questo Gioia al tie break. In classifica, Gioia che comanda con 35 punti, poi Gaviano 33, Leverano 29, Ostuni 27, Bari 22, poi Andria 15, c'è un solco tra le prime e le altre, da 22 passiamo a 15. Andrea, poi 14 Cerignola, Cosenza e Latina, poi 9 Raffaele Ramezzi e Potenza, con Andrea Mezza 7 e Loporotondo 6 punti. Al termine della partita, con la collaborazione del collega Franco Barroso, abbiamo sentito l'allenatore
della Fondazione Ospite della Gioia. Poi abbiamo sentito un ex Ernesto Turano che ha giocato qualche anno fa con l'Ilsap Lamezia, e poi abbiamo sentito anche Ciprinini, Giuseppe Ciprinini della Raffaele e l'allenatore Rino Muti. Quindi abbiamo ben quattro interviste da sentire. Grazie in particolare anche per la collaborazione a Franco Carlo. Ringraziamo Franco Carlo. Durante la partita ci si è reso conto che bisognava tenere gli occhi molto